Il termine ricetto, dal latino receptum, ricovero, rifugio, indica una struttura fortificata presente soprattutto nel territorio piemontese. Quello di Candelo, sorto per iniziativa nella cittadinanza degli anni a cavallo tra il 200 e il 300, è il più intatto fra tutti i ricetti del Piemonte. Esso rappresenta la memoria dei paesani che lo utilizzavano come deposito per i prodotti agricoli in tempo di pace e come rifugio in tempo di guerra. Il ricetto è composto da circa 200 edifici denominati cellule, che occupano un'area di circa 13.000 metri quadrati. La struttura si è conservata grazie alla sua matrice contadina. Infatti, fino a pochi anni fa, all'interno delle cellule si produceva il vino e si mettevano al sicuro i prodotti della terra. Quindi è un castello del popolo, è un villaggio granaio, una costruzione nata non come costruzione militare, ma come costruzione difensiva per difendere le cose più preziose della collettività, cioè le granaglie e gli animali. La gente di Candelo, quando c'era qualche problema, veniva all'interno del ricetto, alzava il ponte elevatoio e aspettava che all'esterno guerreggiassero, terminassero le battaglie per poi riuscire e tornare ad abitare nel paese. Oggigiorno le cellule sono anche sede di artisti che vi hanno stabilito i loro atelier artigianali, all'interno dei quali i prodotti vengono realizzati tramite le antiche tradizioni popolari. Inoltre, all'interno di due di esse, sono stati allestiti degli ecomusei sulla cultura vitivinicola. A Candelo non esiste però soltanto il ricetto. Abbiamo anche ricreato, cercando di recuperare quelli che erano i vitigni autoctoni, un vigneto laboratorio all'interno del quale vengono coltivate delle specie che servono poi a ricreare quei gusti, quei vini che erano i vini che c'erano a Candelo nella prima metà dell'Ottocento, quando il 70% della superficie coltivabile era a vitigno. Poi abbiamo un'altra peculiarità, abbiamo un parco per i bambini disabili che abbiamo chiamato il Parco dell'Albero d'Oro. È un parco all'interno del quale sono state create tutta una serie di strutture che servono ad accogliere bambini normodotati e bambini disabili. Bambini normodotati e disabili che insieme possono utilizzare gli stessi giochi e quindi far sì che coloro che hanno una disabilità non si sentano disabili, perché giocano e operano e si divertono e vivono con gli stessi, con i bambini che sono invece normodotati. Prima di lasciare Candelo, poco al di fuori del borgo, è inoltre possibile immergersi in un unicum ambientale italiano, la Baraggia. La fitta brughiera, caratterizzata da felci aquiline e brugo, alternata a vaste distese di prateria, fa apparire la zona simile alla savana africana, offrendo incomparabili scenari ambientali che mutano nei colori con il divenire delle stagioni. Una visita in un'area dai caratteri storico-ambientali unici in Italia, dove nel giro di pochi metri l'Africa più esotica incontra il più profondo Medioevo.